rispetto ad un decreto ministeriale che incombe sul futuro della Lucania. Per ora è tutto da Scanzano, linea allo studio. Nazionale ad individuare il territorio di Scanzano in Basilicata quale sede ideale per un deposito di scorie radioattive e quanto si legge nella relazione introduttiva al decreto legge del governo. Il servizio geologico ha trasmesso alla Commissione europea la società pubblica che gestisce gli impianti nucleari hanno confermato che Scanzano è un sito che presenta condizioni ottimali sotto ogni punto di vista. Il governo su queste basi ha varato il decreto legge che individua nel piccolo paese lucano la sede del deposito nazionale di scorie radioattive, un decreto scritto in gran segreto lunedì scorso per essere deliberato dal Consiglio dei Ministri giovedì 13 novembre. Per evitare di mettere sull'avviso la popolazione, il provvedimento non è stato neanche messo all'ordine del giorno. Il sottosegretario alle infrastrutture Guido Viceconte ha incontrato il presidente del Consiglio Berlusconi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Viceconte ha usato toni durissimi chiedendo il ritiro del decreto. Presidente Berlusconi, con la sensibilità che lo contraddistingue, ha dimostrato grande attenzione al problema e credo che ci siano le condizioni per esaminare la questione a livello nazionale in maniera tale da creare delle possibilità o delle soluzioni. Berlusconi è disponibile a rivedere la decisione, ma si è posto una domanda: dove li mettiamo i rifiuti nucleari? A Scanzano infatti pare che non vi siano alternative. Tecnicamente in Italia è l'unico sito sicuro, almeno stando alle parole del generale Carlo Jean, presidente della Sogin, nominato con il contestatissimo decreto commissario per l'emergenza rifiuti radioattivi. L'uomo a cui il governo ha conferito il potere di espropriare i terreni a Scanzano, allestendo da subito un deposito provvisorio in superficie su cui dovranno essere sistemati primi involucri di cemento e piombo contenenti le scorie nucleari, in attesa che si realizzi il deposito sotterraneo, catalogato come opera di difesa militare. Quindi non esiste un secondo sito nella lista, diciamo, a parte Scanzano? Il secondo più adatto è in Italia, di quelle caratteristiche lì non esistono. Voltiamo pagina, saranno le analisi a stabilire se l'oggetto del peso di 3 kg recuperato. Domani 18 novembre alle ore 19.30 presso la sede del Consiglio dei Ministri di Roma. L'orario è fissato in relazione alla giornata di lutto nazionale. Revoca del provvedimento. Punto. Non c'è altra discussione. Revoca. Non ve ne andrete da qua. Certo. Revoca del provvedimento. Allora non vi basta questa assicurazione? No, non basta questa assicurazione ancora. Però c'è qualcosa di scritto, no? Una promessa di... Ma noi vogliamo il decreto revocato, signora. Noi vogliamo il decreto revocato. Non ci interessano le promesse scritte, vogliamo la certezza. E come hanno firmato il decreto, così devono firmare la revoca del decreto. E quando vedremo sto decreto revocato? Allora ce ne andremo. Allora ce ne andremo da qua. Però domani ci sarà un incontro. E noi aspettiamo l'incontro, vediamo la revoca, se avviene. Il governo ha deciso di creare a Scanzano Ionico l'unico sito in Italia per lo stoccaggio di rifiuti nucleari. Per il suo ritiro da giorni si è mobilitata l'intera Basilicata. A mostrarlo è il senatore Ayala, che insieme ad altri parlamentari del centro-sinistra ha partecipato nella stazione di Metaponto, da stamane occupata dai manifestanti, ad un'assemblea spontanea alla quale sono intervenuti numerosi amministratori locali. Amministratori che sono stati invitati ad essere presenti domani sera a Roma all'incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e con il ministro per l'ambiente Altero Matteoli. Dai parlamentari dell'Ulivo che hanno riunito gli stati generali a Scanzano, un netto no al decreto. Mai ci saremmo aspettati che questa decisione avvenisse in un modo veramente dispotico, senza il coinvolgimento di nessuno, senza un minimo di informazione, senza un minimo di contatto con le popolazioni, un vero atto autoritario. No al decreto anche da parte del coordinamento regionale di Forza Italia svoltosi a Potenza, un decreto frutto di una decisione parziale del governo è stato sostenuto, chiesto pertanto che l'intera materia venga ridiscussa. E mentre a Scanzano e a Potenza la politica diceva la sua su questa vicenda, è continuata per l'intera giornata la protesta dei cittadini, studenti, organizzatisi in maniera spontanea. Bloccata la 106 Ionica e, come dicevamo, bloccata anche la stazione di Metaponto, con i manifestanti seduti sui binari per impedire il transito dei treni. Ci sono stati momenti di tensione, ma per fortuna nessun incidente, grazie anche all'intervento del presidente della Giunta regionale Bubbico, di parlamentari e di alcuni amministratori locali. Intanto il sindaco di Scanzano, Mario Altieri, ha emesso due ordinanze oggi.
una con cui requisisce l'area in cui dovrebbe sorgere il sito per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, l'altra con cui si impedisce il transito di questo materiale pericoloso sul territorio comunale. Ovviamente anche oggi sono state numerose le prese di posizione contro il decreto del governo, sia da parte di rappresentanti delle istituzioni che del mondo dell'associazionismo produttivo, sindacale, e domani CGIL e CISL UIL si riuniranno a Scanzano, dove mercoledì prossimo è stato convocato il Consiglio regionale. È cresciuto con un'agricoltura biologica di altissima qualità a livello internazionale e sta crescendo ancora la storia di questo territorio per interventi del governo, anche attuati in parte e altri promessi, dal punto di vista turistico. Consiglio il governo a non confrontarsi con l'ira popolare. Non c'è decisione scientifica per sicura che possa essere data, che possa trattenere il furore di queste popolazioni, che sono popolazioni che stanno costruendo adesso il loro avvenire in questi ultimi 50 anni. Al fine di accedere alle